L'angelo saluta Maria con questa parola che il nostro Vangelo traduce: rallegrati. E noi utilizziamo ogni volta che preghiamo dicendo Ave. In greco è scritto Kaire. Questa gioia, questo rallegrati che l'angelo rivolge a Maria, è l'inizio del Vangelo, è il lieto annuncio, la buona novella. Noi dobbiamo sentire, grazie al nostro sguardo rivolto a Maria, che il Vangelo è la nostra gioia. Oh, come facciamo fatica a sentire che il Vangelo è la nostra gioia. Quante volte ci viene da pensare agli impegni che dobbiamo prendere, alle rinunce che abbiamo fatto, a come magari ci saremmo divertiti di più su un'altra strada. E invece il cuore della nostra fede è un messaggio di gioia, una gioia che nasce dalla chiamata, non nasce dalla riga dei risultati. Maria, dopo aver ricevuto l'annuncio dell'angelo, corre da sua cugina Elisabetta e canta il Magnificat, un canto di ringraziamento, di gioia, ma non lo fa dopo che ha già fatto la somma di tutta la sua vita. Noi alcune volte facciamo così: per essere contenti aspettiamo di avere la pancia piena, aspettiamo di aver ottenuto i nostri obiettivi, i nostri risultati, siamo inquieti finché dobbiamo cercare, fare, ci diamo da fare, ci sembra che ci manchi sempre qualcosa. Maria ci insegna che invece la gioia nasce dalla chiamata. È il Signore che si fida di noi, la fonte della nostra gioia. È Lui che ci chiede di essere confidenti, pieni di semplicità e di fiducia, perché Lui si fida di noi. Allora noi, in questa festa di Maria, davanti a un anno che riprende, pieno di incertezze, pieno anche di tanti spauracchi, vogliamo essere testimoni di questa gioia. Non perché non vediamo i bisogni del nostro mondo, non perché non ci ricordiamo le tragedie o le difficoltà delle nostre famiglie, ma perché sentiamo che in ogni istante della nostra vita il Signore ci chiama fidandosi di noi, ci elegge a testimoni di questa gioia del Vangelo, ci raccomanda di portare un po' di fiducia, un po' di speranza, un po' di pace dove possiamo, proprio come è stata capace di fare Maria, che giovanissima, all'angelo che la salutava dicendo rallegrati, dicendole il Signore è con te, rispondeva con quella parola così semplice: eccomi, sono la serva del Signore. Possa avvenire anche così nella nostra vita. E Maria, che ha camminato sulla nostra terra, sicuramente guiderà, proteggerà, accompagnerà tutti i nostri passi, quelli semplici, sull'erbetta bella verde, in un bel posto, quelli difficili, quando il cammino si fa salita e la strada diventa sassosa e piena di ostacoli. Maria ci accompagna e ci aiuta, colmando il nostro cuore di fiducia a vivere della gioia della chiamata che il Signore rivolge anche a noi, proprio come l'ha rivolta a lei.